Buonasera a tutti. Io inizierei. Abbiamo aspettato il quarto d'ora canonico, diciamo, per i ritardatari, e invece procederei perché secondo me oggi invece con la collega andiamo un pochetto lunghi perché c'è tanto, tanto da dire. Quindi sapete che questo appuntamento del Simbas. Del ciclo di presentazione delle strutture del Simbas, questa volta tocca al Museo Civico di Rieti e quindi tocca a noi. Di fatto, diciamo, come coordinatore del Simbas presento questa attività e anche il museo, in parte il Museo Civico. Per questo ho chiesto alla collega Laura Sauli di darmi una mano per, diciamo, non cantarmela e suonarmela da sola completamente perché mi sembra poco opportuno, ecco. E allora, questa è mi pare, la settima forse conferenza. Del ciclo Luoghi, Storie e Personaggi del Simbas, è finalizzata a far conoscere a tutti le diverse strutture del Simbas. Sapete, quest'anno l'abbiamo detto 100 volte, ma lo ripetiamo, non è mai abbastanza. Il Simbas quest'anno ha risposto a un bando della Regione Lazio che mirava molto al potenziamento dei sistemi culturali e quindi c'era una bella premialità se si riusciva ad ampliare, diciamo, il numero degli associati. E quindi abbiamo fatto un grandissimo lavoro, abbiamo raddoppiato quasi il numero delle strutture, coinvolgendo praticamente quasi tutti i musei e biblioteche, quindi gli istituti culturali della provincia di Rieti. Ci siamo spinti anche un po' oltre, siamo andati a finire fino a Terni. A Terni la prima presentazione, lo sapete, è stata quella di Idra, del Museo Multimediale della Cascata delle Marmore, e Idra sta addirittura in una fuori regione. Per noi culturalmente siamo sempre lo stesso bacino culturale e quindi abbiamo ragionato in questi termini e ci sembrava che Idra fosse proprio la porta occidentale di questo nostro sistema culturale sabino. Quindi ci interessava, ci ha fatto molto piacere che abbiano accettato e partecipano anche molto, molto attivamente al progetto di quest'anno del nostro sistema. Ugualmente Monterotondo, la struttura, il museo di Monterotondo è entrato, ha fatto richiesta per entrare nel Simbas e quindi costituisce un po' la porta meridionale alla Sabina, praticamente venendo da Roma. Chiaramente, essendoci tantissime strutture, che qua non sto ad elencare tutti, ma venite alle conferenze di presentazione perché ci sono tutte le piccole strutture, per esempio della Valle del Turano che presentano, e della media Valle del Velino che presentano, che si presentano, si presenteranno ed è un'occasione per conoscerli. Oggi, appunto, tocca al Museo Civico di Rieti. E quindi siamo qui per questo. Io inizio anche con la presentazione. Inizio in maniera molto basica. Sapete tutti cos'è un museo? Sapete, il Simbas è l'acronimo, sta per Sistema Territoriale Integrato Musei, Biblioteche e Archivi della Sabina e del Cicolano. Noi siamo un museo, noi Museo Civico di Rieti partecipiamo appunto al Simbas in qualità di museo. Cos'è un museo? Un museo, secondo la definizione dell'ICOM, è una struttura a servizio dei cittadini, una struttura senza fini di lucro, è una struttura in cui si fa conservazione del materiale, si espone, si valorizza il patrimonio, ma si fa anche ricerca. Questo è un aspetto nuovissimo. Questo della ricerca e del coinvolgimento della popolazione è un concetto nuovissimo che è stato inserito nella nuova definizione di museo dell'ICOM votata a Praga nel 2022, sì, a maggio del 2022, quindi è proprio veramente fresca, fresca, fresca. Ed ha dato, diciamo, una svolta molto, diciamo, di modernità piuttosto importante, soprattutto per quanto riguarda proprio il coinvolgimento delle persone, delle persone a cui si rivolgono i musei, perché per la prima volta le persone vengono messe al centro anche dell'azione museale. Quindi il museo non è solo un luogo di conservazione, ma si deve rapportare con la popolazione andando incontro anche alle loro esigenze. Quindi con attività che non sono strettamente museali, solo di
visualizzazione al di là delle vetrine di alcuni materiali, ma spesso anche facendo attività più coinvolgenti per le persone che in questo modo vivono il museo non più solo come un luogo appunto di conservazione, mi ripeto, ma come un luogo dove tornare e ritornare più volte e ascoltare storie. Il Museo Civico di Rieti si rifà anche alla Convenzione di Faro, che è un'altra delle convenzioni nuove, diciamo, moderne, ratificate dall'Italia nel 2020, ma già votate diversi anni fa, insomma nel 2005, dal Consiglio d'Europa, proprio per il coinvolgimento della popolazione sul patrimonio culturale. Anche in questo caso si mette al centro della valorizzazione del patrimonio le persone, quindi tutti quanti i cittadini. Queste due diciamo, linee guida dettate da ICOM e dalla Convenzione di Faro in qualche modo comunque influenzano anche le azioni del Museo Civico di Rieti, perché noi le troviamo assolutamente confacenti al nostro statuto e per questo sono anche nel nostro regolamento e nella nostra carta dei servizi. Il Museo Civico di Rieti ha una storia veramente lunghissima, è uno dei musei più antichi del Lazio, delle istituzioni museali più antichi del Lazio. Ovviamente eccettuando Roma, le collezioni di Roma, chiaro, facendo eccezione per le collezioni di Roma, però nel Lazio è una delle collezioni che si forma prima delle altre. Già in età tardo-rinascimentale vengono consegnate, diciamo, a Rieti alcune opere, soprattutto opere in pietra, lapidi scritte, che vengono conservate. Che vengono conservate negli spazi del Palazzo Comunale e quindi si inizia a formare la prima collezione. Successivamente si aggiungono le collezioni, le opere delle chiese e degli enti ecclesiastici che vengono smantellati e quindi le opere vengono conservate al Museo Civico di Rieti. Inizialmente il Museo Civico di Rieti trovava al posto collocazione nell'ex convento di Sant'Agostino, poi a seguito del grande terremoto del 1890, 1890, 1898. 1898, in cui il Palazzo Comunale subì dei grossi danni, furono fatti dei lavori di restauro e con l'occasione fu portata la collezione, soprattutto la quadreria civica, nella collocazione dove sta ancora attualmente, di fatto. E quindi viene spostata definitivamente e nasce la quadreria civica di Rieti. Questo, diciamo, sono gli inizi degli anni, dei primi del Novecento, insomma, già nei primi del Novecento. Ci sono degli atti, questo è del 1911, del Comune di Rieti, che programma proprio e definisce la collocazione del Museo Civico nel secondo piano del Palazzo Comunale. Contemporaneamente Rieti viene riconosciuto come un luogo sicuro dove conservare anche i materiali archeologici, quindi spesso vengono consegnati comunque alla città di Rieti dei materiali per garantirne la conservazione. Questa cosa viene poi sempre più agli inizi del Novecento, viene sempre con l'istituzione della provincia di Rieti, viene se sempre più sentita, diviene sempre più forte. Rieti si deve dotare di tutta una serie di strutture pubbliche che la fanno essere città capoluogo di provincia e quindi anche tutta una serie di opere e quindi grandi lavori. A seguito di questi grandi lavori, la collezione civica, sia archeologica, soprattutto archeologica in questo caso, si arricchisce di moltissimo materiale che viene consegnato per donazioni di collezioni private, e anche appunto per ritrovamenti occasionali nel corso di lavori, viene consegnato al Museo Civico, che ormai era a tutti gli effetti istituito. Mi vengono in mente, ad esempio, le più antiche collezioni della protostoria della Conca di Rieti, che vennero alla luce in occasione dei lavori di bonifica della piana
e che vennero poi sequestrati dall'ispettore onorario di allora del Ministero della Pubblica Istruzione, perché allora non c'era ancora il Ministero della Cultura, il Ministero dei Beni Culturali. Vennero sequestrati a Giacomo Caprioli, che è un esimio studioso, insomma, delle antichità del Reatino. E a seguito di questo sequestro, Palmigiani stesso li portò appunto al Museo di Rieti, e questo costituisce un po' la prima nascita di un nucleo insieme anche agli oggetti, questo per quanto riguarda gli oggetti di Campo Santa Susanna e della necropoli di Campo Reatino, costituisce un po' un nucleo importante veramente, perché proveniente da scavo con un minimo di documentazione della collezione civica per quanto riguarda la parte archeologica. Il Museo di Rieti però non ebbe vita facile, non ebbe mai vita facile. Sappiamo che fu aperto appunto nelle sale del Palazzo Comunale, ma poi non sempre rimaneva aperto. Quindi, alla fine degli anni 60 del Novecento, nel 1969, mi pare, fu fondato il gruppo archeologico Sabino, da personalità che insomma hanno fatto veramente la storia della cultura di Rieti. Qui c'è Gianfranco Formichetti, ex assessore alla cultura, che è uno dei soci fondatori del gruppo, credo, perché l'ho sempre associato, io da che frequento Rieti l'ho sempre associato al gruppo archeologico Sabino, e si fece promotore, appunto, si fecero promotore lui e un altro gruppo di giovani di allora, si fecero promotori della risistemazione dei locali e delle opere che erano abbastanza malmesse dentro il Palazzo Comunale. Per la prima volta, quindi, c'è una mobilitazione civica che in qualche modo, quindi una coscienza civica che reclama la presenza e l'istituzione di un museo che sia fruibile, sia aperto e in cui le persone possano realmente avere un luogo dove incontrarsi e discutere e fare cultura. E questa è una cosa che muove in quegli anni moltissimo il volontariato per i beni culturali, e che è una cosa di cui io personalmente sento moltissimo ancora oggi la necessità. Ci sono dei gruppi archeologici che sono mossi da queste stesse esigenze, ma mi piacerebbe che il Museo di Rieti di nuovo avesse un gruppo archeologico a sostenerlo, un posto dove si possa fare ricerca, si possa discutere di cultura, si possa veramente fare qualcosa, si possa sentire, si possano fare azioni che facciano sentire il patrimonio proprio come proprio. E quindi ecco, ho messo in questa slide un articolo di giornale di allora, in cui appunto fu riaperto il Museo Civico di Rieti, che era chiuso da tanti anni, e il frontespizio del primo elenco di materiali fatto a metà del Novecento, in quest'epoca, proprio dal gruppo archeologico Sabino. Vedete come il volontariato non è necessariamente dilettantismo, ma quando fatto anche con cognizione di causa, fa delle opere buone, esimie, che permettono di avere delle solide basi da cui partire per poi far crescere un istituto culturale. Sapete tutti che l'inventario è una delle cose base su cui appunto si fonda un museo, insomma, sapere esattamente cosa hai in collezione è una delle cose fondamentali che ti richiede la parte, diciamo, il compito di tutela che spetta a ogni museo. Prima del museo, come lo vedete adesso, a Rieti, il museo di nuovo, dopo queste cose degli anni 60, a metà degli anni 70, il museo di nuovo era sostanzialmente chiuso. Io personalmente ho iniziato a frequentare Rieti all'inizio degli anni 90. Ricordo ai piedi dello scalone questa griglia, questo cancellone sempre chiuso con gli oggetti murati dietro. Ai piedi dello scalone, nell'androne dello scalone, e non si riusciva. Io devo fare una tesina in particolare sul rilievo Cosciana di Venazio. Bene, non sono mai riuscita ad avvicinarmi al di là delle grate per poter fare una foto senza grate, per dire. E quindi, diciamo, il Museo di Rieti, ecco, ci ha avuto degli exploit di aperture, ma poi con difficoltà si è riusciti a mantenere aperti e a dare continuità a questa struttura culturale.
Per la prima volta nel 1997 fu fatta 96-97, perché poi fu prorogata, quindi arrivammo fino al 97, fu fatta una mostra che riportò, che fu fatta peraltro qua vicino, insomma nella sala dei Cordari che sta qua dietro, fu fatta questa mostra importante perché si riportò in Sabina del materiale che era normalmente conservato nei magazzini di altri musei a Roma. Sono dei materiali, insomma, di una certa rilevanza da un punto di vista archeologico, che erano veramente poco conosciuti, che in realtà quasi mai nessuno aveva visto, se non sui libri, perché anche questi non erano esposti. Allora il comune decise di fare una... Per la prima volta si iniziava, in quegli anni si iniziava a parlare già delle popolazioni italiche, delle popolazioni preromane, per la prima volta si cercò di fare un punto della situazione anche per i Sabini, anche se la mostra chiaramente ospitava per lo più reperti di età romana, però erano comunque reperti che testimoniavano dell'esistenza in Sabina di un'elite, diciamo, culturale anche relativa all'età romana, si manifestava per lo più in grosse ville di lusso con degli oggetti anche di arredo veramente veramente notevoli e importanti. Fu una mostra che fece epoca e fu una mostra che poi diede l'avvio, diciamo, realmente alla costituzione di un museo archeologico. Da questo momento si sentì l'esigenza proprio forte, fortissima, di avere un museo aperto a Rieti, soprattutto, cioè, il museo archeologico, ma anche la parte storico-artistica. Il museo di Rieti oggi è diviso in due sezioni, il museo è unico, quindi è il museo civico di Rieti, diviso in due sezioni, una sezione storico-artistica e una sezione archeologica. Le due sezioni sono collocate in due luoghi diversi. Il museo storico-artistico, lo sapete, è al secondo piano del Palazzo Comunale, all'ultimo piano, salendo allo scalone il secondo piano, e mentre invece il museo archeologico è in questa sede, siamo nell'ex monastero di Santa Lucia, che è una sede assolutamente prestigiosa perché pensata come un polo culturale. Sapete, qua sopra le nostre teste ci sono i locali della biblioteca, la biblioteca che si è presentata lo scorso venerdì, la biblioteca paroniana. E quindi, diciamo, fu pensata un'opera di recupero di tutte le strutture e di organizzazione di spazi culturali adatti ad ospitare la vita un po' intellettuale della città, diciamo. E il museo archeologico, lo vedete, l'ho scritto, il museo storico-artistico, scusate, fu inaugurato il 29 aprile del 2000, mentre il polo, questo qua, la sezione archeologica, fu inaugurato il 10 novembre. Ho sbagliato? 2001. Ho scritto bene. Sì, no, scusate. Abbiamo trovato oggi con la collega, cercando tra le varie foto, anche un po' di foto dell'epoca, sì, che in parte abbiamo messo proprio per ricordarci questi momenti, che comunque furono emozionanti, perché veramente fu un'opera enorme l'allestimento. Parlo dell'archeologico perché conosco meglio l'archeologico, sapete tutti che sono un'archeologa. L'operazione fatta per allestire il museo archeologico fu molto laboriosa, andò avanti per anni, furono fatti progetti espositivi anche di molto di qualità, tanto che il nostro museo archeologico è uno dei musei che compare anche sui libri di architettura, di allestimento, di museografia, proprio per gli allestimenti che furono scelti all'epoca. E il progetto è stato curato dal professor Rosa, che era un docente di Sapienza e che curò nei minimi dettagli tutto questo allestimento, che pure è abbastanza importante, nel senso, c'è un impatto bello forte sulla struttura, però sicuramente valorizza la struttura e comunque è sempre molto apprezzato dai visitatori. Abbiamo tantissime recensioni positive comunque di questo allestimento, che comunque è un allestimento di qualità, perché è un allestimento fatto apposta. Adesso cioè studiato e pensato per parlare e raccontare delle storie con una certa logica museografica, cosa che invece spesso capita che non sia così, insomma. Nei musei vengono allestiti,
vengono montate le vetrine, però senza pensare che debba esserci anche un senso. In questo senso, diciamo, sotto questo aspetto, il Museo Civico di Rieti ha un grande pregio. Oh, volevamo parlare, iniziare un po', a raccontare le due sezioni del museo. Sapete tutti, come dicevo prima, che io sono un'archeologa, quindi lascio la parola alla collega Laura Saulli, che è anche la curatrice della sezione storico-artistica, che vi parla della sezione Sì, la storico-artistica. sezione storica artistica l'abbiamo appunto riaperta nel 2000, ovviamente come ha detto appunto Francesca, si è rimasta diciamo nella sede storica, quindi secondo piano partendo dallo scalone, Palazzo Comunale. E lo stesso professor Rosa che ha curato la sezione archeologica ha già curato diciamo, la parte anche storica artistica. E se sì, è un'architettura ovviamente, se la conoscete, è completamente diversa. Nella sezione storica artistica appunto ha utilizzato un'architettura purista molto molto essenziale e è stato ridisegnato completamente tutto, ovviamente poi anche ampliato nel 2004. Oggi abbiamo appunto 11 sale e mi piaceva mettervi, cioè ho messo appunto sia una foto di quando proprio abbiamo riaperto, dove nell'atrio, praticamente nella sala 1, abbiamo appunto, avevamo esposto all'inizio l'Ebe di Canova, cosa che poi è stata con il tempo modificata. Questo anche un po' per dirvi che nel corso degli anni cambiano anche delle esigenze, quindi c'è anche una rivalutazione e uno spostamento anche delle opere, ovviamente sempre con criteri sicuramente scientifici. Infatti oggi l'Ebe si trova proprio nella sala che vedete qui, nella sala 9. Oggi ad accogliere il visitatore appunto questo stemma della città di Rieti. Passiamo ovviamente alla sala 2 che è il salone, è lo spazio sicuramente più grande dell'intero museo e lo spazio dove ci sono tantissime opere che provengono da chiese di Rieti e dintorni di Rieti, proprio mi ricollego al discorso che diceva Francesca. Dopo la soppressione degli ordini religiosi sono entrate appunto nella collezione tantissime opere. Alcune sono rimaste tutt'oggi proprietà del FEC, fondo edificio per il culto, però appunto c'è un comodato d'uso, quindi insomma ovviamente sono inglobate, hanno un numero di inventario proprio del Museo Civico di Rieti. Quindi ovviamente qui vediamo Antoniazzo Romano, Zannino di Pietro, che sono tra le opere diciamo più importanti e tra le opere che ovviamente, come vedremo dopo, sono quelle soggette più ai prestiti, quindi al fatto perché una delle attività del museo importantissime è proprio anche quella del prestito, quindi per attività, per mostre ovviamente molto importanti. Poi andiamo avanti, cioè abbiamo la sala 3 che noi chiamiamo la sala dell'orologio, dove appunto c'è il famoso orologio che tutti possono vedere dalla piazza, che noi abbiamo proprio negli anni 2000, quando prima di riaprire, abbiamo fatto appunto restaurare e ci è piaciuta l'idea appunto di farlo comunque ecco, vedere all'interno di questa sala che accoglie altre vetrine con ovviamente altri reperti, soprattutto crociastri di arte abruzzese. Abbiamo poi la sala Scusa. 4, che è la sala delle esposizioni. Abbiamo appunto deciso di lasciare una sala dedicata alle esposizioni temporanee. E anche però alle attività didattiche che facciamo ovviamente con le scuole. È una sala che viene spesso allestita anche in base ai temi che vengono scelti di volta in volta, perché ogni anno noi cerchiamo insomma di proporre alle scuole delle attività a tema e quindi siamo in grado poi di allestirla perché abbiamo nei nostri depositi tante opere soprattutto della collezione Calcagnadoro che facciamo un po' anche ruotare. In questo caso, insomma, sono esposte alcune opere legate a Francesco e alla ricorrenza appunto dello scorso anno. La sala 5 è una sala dedicata appunto alla video diciamo soprattutto del 500. Andiamo avanti, abbiamo la sala 6 che noi abbiamo chiamato la sala della musica per la presenza di queste opere di Lattanzio Niccoli, questo pittore del 600 fiorentino, erano tutte le opere che vedete appunto su in alto, decoravano il parapetto di un organo, di una chiesa che non esiste più, però ecco, ovviamente c'è un tema legato alla musica, sono tutti strumenti del Rinascimento che abbiamo tra l'altro anche studiato e riproponiamo anche ai ragazzi ad esempio proprio la musica di questi strumenti del periodo. La sala 7 è una sala dedicata appunto al 600, dove ci sono
anche qui tra le opere più importanti, in particolare l'opera del San Leonardo di Gherardi, una delle tele appunto più preziose della nostra collezione, ma opere anche del Cesi, del Troppa, quindi raccoglie un po' le opere dei pittori di Rieti del 600, ma anche appunto degli intorni di Rieti. Andiamo avanti, abbiamo la sala 8, che è una sala un po' piccolina, però una sala che raccoglie dei disegni del 600, e sono quasi tutti studi per la cappella di Santa Barbara, e ovviamente è la cappella più, diciamo, più importante della cattedrale, dedicata appunto alla patrona di Rieti, oltre a un modellino ligneo del Valladier, sicuramente anche quello un'opera pregevole. Abbiamo nella sala 9, quella che noi chiamiamo la sala dell'Ebe, che potete vedere nelle immagini in alto, dove è appunto oggi collocata, tra l'altro in occasione del 2006 per un prestito che avevamo fatto, perché l'Ebe è uscita una sola volta, ma penso che non uscirà più dal museo, perché insomma è un'opera molto molto delicata. Nella parte posteriore vedete dei pannelli che sono, diciamo, la mostra che era stata fatta nel 22, dedicata appunto ad Antonio Canova per questa ricorrenza, e anche l'Ebe ovviamente è uno dei simboli, diciamo, del nostro museo. Nella sala 10, quella che noi chiamiamo la sala degli affreschi, perché c'è un fregio in alto, tutto, diciamo, che corre in alto con i fasti papali, quindi le visite dei papi a Rieti, sono degli affreschi che si trovano nella sala, eseguiti nel 600 dal Gherardi, perché siamo in questo blocco di sale, la parte, diciamo, duecentesca, la parte più antica del palazzo comunale, però la sala raccoglie tutti i dipinti di donazioni, mi ricollego sempre al discorso che faceva Francesca, perché la sezione storica artistica in parte sono opere, diciamo, derivate appunto dalla soppressione degli organi religiosi e quindi dalle chiese, ma ci sono anche sale dove, diciamo, vengono esposte delle opere donate, quindi di collezioni, e questa in particolare è la collezione Sassetti-Sacchetti del 1958. L'ultima sala invece è dedicata ad Antonino Calcagnadoro, qui questa anche è una donazione del 1937, abbiamo circa 100 opere, questa appunto è una sala a lui dedicata, ma di volta in volta anche qui, insomma, capita di poi dover fare appunto dei spostamenti e di poter far vedere appunto anche le altre opere di Calcagnadoro. In particolare in questa sala in questi giorni sono esposti degli ovali di Angelucci, che è stata una nuova donazione e che sono momentaneamente depositati nel museo in attesa di essere poi ricollocati nella sala consiliare. Ok, ci integriamo, la stessa cosa la facciamo per il museo archeologico. Quello che diceva Laura sostanzialmente delle donazioni è cosa assolutamente valida anche per quanto riguarda l'archeologico, che è organizzato in due percorsi che potremmo dire quasi un po' separati, all'interno sempre dello stesso museo, ma seguono percorsi proprio distinti anche topograficamente. Ci sta una parte che raccoglie la parte della collezione civica storica, che raccoglie proprio le opere di proprietà comunale e che sono per lo più venute alla luce attraverso ritrovamenti fortuiti, cioè per la maggior parte di queste opere ci manca l'indicazione del contesto di provenienza. A volte abbiamo una provenienza del tutto generica, mi viene in mente il rilievo Cosciana di Venazio che sappiamo da dove viene, dalla zona di Ponte Buita, ma da un punto di vista archeologico in realtà le informazioni riguardanti il contesto archeologico sono praticamente nulle, però quest'ala del museo ci permette comunque, con tutto il materiale rapido che raccoglie, di avere un'idea delle monumentalità della città di Rieti in epoca romana, perché sono esposte in queste sale tutti, appunto, sì, cose del territorio, ma anche cose che vengono proprio dalla città, dagli scavi fatti in occasione della risistemazione urbanistica quando Rieti divenne capoluogo di provincia, per cui furono fatti degli scavi, abbattuti degli edifici, in quelle occasioni si trovarono alcuni reperti. Molti, la maggior parte di questi reperti sono confluiti nella collezione civica. L'altra parte del museo civico invece, della sezione archeologica del museo civico, invece è la cosiddetta ala dei Sabini, noi la chiamiamo ala dei Sabini, che raccoglie in realtà ed espone i materiali che provengono, che non sono di nostra proprietà, non sono di proprietà del comune, ma sono in comodato d'uso del ministero e vengono dagli scavi del territorio della provincia di Rieti. Quindi raccontano un po' più la storia
plurimillenaria del territorio reatino. Non vi farò vedere sala per sala perché sennò veramente facciamo notte, o se vi segnalo solo forse i pezzi più importanti, più significativi, più belli, perdonatemi il termine, soprattutto in archeologia è una cosa che assolutamente non si usa, il bello, però insomma sicuramente sono i pezzi più significativi che potete vedere nei locali espositivi, da appunto, va bene, l'iscrizione di Ercole, non mi metto a leggerle tutte perché l'iscrizione di Ercole, le statue di Togato, i capitelli, il rilievo Cosciana di Venazio, il bronzetto per esempio rappresentante Mercurio e l'aureo di Vespasiano. In questa parte del museo di collezione civica sono esposte anche le donazioni, che è una cosa bella e molto significativa per un museo civico, perché sono come dire, sono attestazioni del sentire il museo come parte proprio del proprio patrimonio, della propria come dire, della propria civiltà, del proprio essere cittadino di Rieti. Esponiamo per esempio in questa sezione del museo della collezione, esponiamo per esempio la più recente donazione, che è la collezione di monete di Vespasiano donateci da Gunnella, dal dottor Gunnella, che è esposta nella sala delle monete. Le altre collezioni, le donazioni storiche, diciamo, formano un po' le prime collezioni del Museo Civico, ma ecco, questo aspetto delle donazioni in realtà continua a funzionare e continua a essere presente, e a me piace in maniera particolare sottolineare questo atto estremamente generoso di privati che concedono alla città la possibilità di rientrare, di riappropriarsi del patrimonio. Ugualmente nell'ala dei Sabini, invece, anche in questo caso segnalo solo alcuni pezzi più significativi che insomma vale la pena andare a vedere. Noi facciamo tanta attività di divulgazione anche tematica, abbiamo iniziato a fare delle visite tematiche sperando proprio per non farvi vedere tutto quanto insieme, non perché dovete pagarci più volte il biglietto, perché questi eventi li stiamo facendo sempre tutti gratuiti, ma proprio con l'idea che il museo sia un posto dove tornare e ritornare e ritornare tutte le volte che si ha voglia di ascoltare anche qualcosa di nuovo. Quindi se ci seguirete vedrete che insomma ogni volta possiamo approfondire delle cose, delle tematiche. Si potrebbe parlare, io poi potrei parlare per ore di ogni singolo pezzo, sono un po' logorroica, quindi forse questo non vi aiuta. Comunque insomma questi sono sicuramente i pezzi più significativi della collezione dell'Ala dei Sabini. Vedete, sono sì vasi propriamente della civiltà sabina, per esempio quell'anforetta scura con le due anse, che è proprio una cosa tipica insomma della Sabina, della provincia di Rieti, ma anche oggetti come per esempio l'altare di 12 MDI, che è quel pezzo di pietra esatto, che vengono dal territorio ed è uno dei recuperi, peraltro un po' fortunosi, perché era stato trovato, poi disperso, poi è stato ritrovato e consegnato al museo, quindi insomma ha una storia particolare. Per questo vi dico, in realtà ogni pezzo del museo può essere raccontato sotto tante cose diverse, da un punto di vista compositivo, da un punto di vista delle storie che raccontano, ma anche delle storie che i pezzi hanno vissuto. Le attività del museo, abbiamo detto il museo è un posto dove si fanno cose, si fanno attività di tutti i generi. Sì. Vai, dalle mostre, ovviamente abbiamo iniziato. Lavoro con la memoria storica del diciamo museo. Sì, io dal 99, quindi esatto. Ho assistito sia un po' tutto, però ecco, la cosa importante è che dobbiamo dire che da quando abbiamo riaperto nel 2000, poi nel 2001 insomma la sezione archeologica, non abbiamo mai richiuso al pubblico, e questo mi sembra già un buon risultato, esatto. Ecco. Quindi diciamo abbiamo iniziato ovviamente nel 2001 dopo l'apertura dell'archeologico, insomma ci siamo un po' concentrati sull'archeologia a Rieti, ieri, oggi e domani, anche in relazione agli scavi che erano stati fatti a Colle San Basilio, insomma c'era già nell'aria di riprendere poi tutto campo rietino, quindi insomma sono state fatte
una serie di mostre legate appunto proprio alla ritualità del cibo nell'antica Sabina. Poi abbiamo fatto... Scusami, io... Laura, ti interrompo, erano sì. anche anni in cui erano veramente forti il legame e il rapporto che c'era tra il Ministero, la Soprintendenza, allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e il Comune il di Rieti. Comune di Rieti, esatto. Certo, vabbè, queste sono cose che cioè sempre c'è bisogno, necessità di essere... Delle persone che le fanno nascere. Quindi insomma, dopo queste mostre, insomma, oltre a queste mostre, però abbiamo dedicato ovviamente spazio a Antonio Gherardi. Nel 2003 è stata inaugurata questa mostra, sicuramente tra le più importanti, insomma, che c'è stata a Rieti, questo artista di Rieti appunto del 600, e siamo riusciti insomma, a prendere opere anche all'estero, da Iaccio, abbiamo preso le opere insomma, in Umbria, in Toscana, insomma, abbiamo fatto sicuramente un buon percorso nel Salone Papale, questa mostra era stata organizzata, ma ovviamente le mostre, io devo dire che ho faticato veramente molto a cercare di scegliere, perché insomma le cose sono state veramente molte. Nel 2007 ad esempio le regioni di Roma, questo l'ho messo anche perché adesso poi verrà dedicato un evento anche a Mattesini, che comunque c'è stata questa grande collaborazione con l'architetto, insomma, quindi è stata organizzata questa mostra. Nel 2009 appunto la Desimone organizzò questa mostra su Vespasiano per questa ricorrenza, nel 2009. Poi abbiamo organizzato ad esempio nel 2009 questa mostra un po' particolare, tanto che era tutta sull'arte e spiritualità della Terra del Neri, quindi insomma una cosa sicuramente particolare nella sezione storica artistica. Nel 2012 sempre nella sezione storica artistica Francesco il Santo, capolavori nei secoli dal territorio insomma latino, ma non solo, perché le opere no, venivano insomma anche opere importanti, Margaritone, Cimabue, insomma Tiziano, siamo riusciti insomma, a fare anche un grossissimo evento nel 2012. Poi diciamo, mi sono ovviamente un po' ricollegata anche a quello che abbiamo fatto ultimamente. Nel 2022 c'è stato questo evento alla ricerca del bello sulle tracce di Riccio e Canova, per la ricorrenza, sempre una ricorrenza legata ad Antonio Canova, quindi abbiamo fatto sia un bel intervento che dopo ho messo tra le attività del museo, quindi di restauro e di recupero della scultura diciamo, di Canova, e poi questo evento, appunto questa mostra itinerante legata appunto a Canova. Oltre, ci siamo spinti anche oltre, nel senso che abbiamo fatto anche una mostra con quattro opere di Franco Marrocco, che è un artista ovviamente contemporaneo, vivente, abbiamo appunto ospitato queste quattro opere legate sui passi di San Benedetto, quindi insomma è stata anche una sfida un po' per noi esporre opere veramente di arte contemporanea. Poi una delle altre attività importantissime è il prestito delle opere, ovviamente sia sul territorio nazionale ma anche all'estero, quindi abbiamo iniziato all'inizio appunto tra il 2006 e il 2007 con appunto il prestito dell'Ebe di Canova che andò in Umbria, a Spoleto, per una mostra, però insomma è stata forse tra tutti i prestiti che io ricordo è stata quella un po' più sofferta, diciamo. Poi abbiamo prestato Zanino di Pietro, ma non soltanto per Fabriano, anche poi successivamente nelle Marche, ovviamente tutto fatto da ditte super specializzate che intervengono insomma in maniera ovviamente assolutamente idonea, insomma. I prestiti delle opere per esempio all'estero, San Francesco è andato, il nostro San Francesco di Antoniazzo Romano è andato in Brasile, a San Paolo, poi la Venazio addirittura diversi anni è stata sia in Danimarca, in Olanda, insomma quindi ha girato veramente, veramente molto. Oltre gli ultimissimi prestiti, tra il 2022 e il 2023, ci sono state il prestito delle opere di Antoniazzo Romano legate a una mostra che hanno organizzato alle Scuderie del Quirinale, quindi era tutta incentrata sui capolavori salvati dalla guerra, in particolare dai funzionari del Ministero, quindi insomma è stato veramente un bel evento. Oltre ovviamente al discorso mostri di prestiti, abbiamo ovviamente tantissime iniziative culturali. Abbiamo iniziato il periodo diciamo, dopo l'apertura dal 2000, insomma per diversi anni, questa museo musica, che erano diciamo, dei concerti all'interno delle sale del museo, ma concerti appunto sia anche con diversi strumenti, flauto, chitarra, siamo riusciti a portare anche il pianoforte, l'arpa, quindi insomma, siamo riusciti a fare questo ciclo di concerti serali. Veramente anche tra l'altro avveniva in diverse sale, quindi era anche itinerante in alcuni casi, quindi insomma sicuramente una bella iniziativa. Oltre a spettacoli per bambini, qui a Dario Moretti, insomma questo artista che veniva da Reggio Emilia, quindi insomma uno spettacolo tutto sugli angeli, molto ovviamente affascinante.
e la presentazione di libri, quindi insomma sempre nelle sale del museo. Questo per dirvi che abbiamo cercato in tutti i modi di rendere poi vivo questo spazio, per il discorso appunto che si faceva anche prima. Oltre alla presentazione di libri, poi abbiamo ovviamente fatto laboratori didattici, abbiamo collaborato col Ministero nelle Domeniche di Arte. Io, cioè, in questa serata, in questo pomeriggio, era da risolvere un giallo all'interno del museo, 800 bambini soltanto in un pomeriggio, pomeriggio e sera, diciamo, quindi insomma è stata veramente tra le domeniche più belle, insomma, che dei primi anni, ecco, di quando abbiamo aperto. Poi ovviamente ci siamo nel corso degli anni appoggiati anche a tantissime, alle associazioni culturali, quindi sia InterArt che ArreArt, che ci hanno aiutato oltre che nelle attività, diciamo, didattiche, ma anche i pomeriggi al museo, i pomeriggi d'inverno, quindi erano, diciamo, un ciclo di incontri, ma addirittura, insomma, dove abbiamo festeggiato il carnevale, la Befana, con tombolate, insomma, questo tutto appunto all'interno delle spazio museale, insomma. Il segreto del movimento, mi è venuto in mente questa grande mostra, diciamo, di automata che abbiamo fatto all'interno della sezione storica artistica, non tanto di laboratorio, perché poi, ecco, ognuno ha poi realizzato il suo automata personale, il movimento appunto. E poi spettacoli teatrali, conferenze tipo Rie di 600, Il racconto del mantello. Questo era, diciamo, tutto uno spettacolo itinerante per la città dedicato proprio al 600. Si partiva dal museo civico, diciamo, da su, dalla sezione storica artistica, fino poi ad arrivare all'archeologico, e in questo contesto sono stati affrontati il 600 in tantissimi, diciamo, sia da un punto di vista appunto di architetture, di arte, insomma. La notte al museo, che l'abbiamo ripetuta per tantissimo tempo, dove appunto addirittura si passava l'intera notte all'interno del museo archeologico. Roma Reborn, questo forse Francesca, non so se insomma hai collaborato, comunque era tutto il discorso legato ai visori e alla ricostruzione, sì, della Roma antica, questa nella sala polifunzionale. Le iniziative veramente tante, abbiamo fatto cene sia, diciamo, romane, cene a cena con Leonardo, la cena dantesca nel chiostro sempre della sezione archeologica. Queste sono tra le ultime attività, che una notte tra gli angeli e una notte nell'antica Roma, percorsi ovviamente sempre assolutamente guidati e con laboratorio, dedicati appunto alle famiglie. Queste le foto, insomma, di quest'anno sono veramente le più recenti. Quest'anno abbiamo dedicato l'attività didattica al fuoco, in particolare, insomma, il tema era questo, e quindi, insomma, abbiamo avuto sicuramente la partecipazione di tante classi nel nostro percorso. Tra le ultime attività, la giornata delle Forze Armate il 4 novembre del 23, che abbiamo organizzato questo evento, tirando fuori appunto, come vi dicevo, visto che a volte ci serviamo di opere in deposito, appunto opere, diciamo, legate prettamente ad Antonino Vercagnatore, in particolare per quanto riguarda la Grande Guerra, un progetto che stiamo affrontando proprio ultimamente. Abbiamo vinto un bando regionale, quindi sicuramente del Ministero, quindi sicuramente riusciremo anche a fare dei restauri sia sulle opere di Antonino Vercagnatore che sul, appunto, il monumento ospitato a Rieti. Una delle attività di nuovo importantissime è quella legata ai restauri. Qui in alto, quello che vedete, insomma, in alto è l'anno, due anni dopo aver aperto, insomma, abbiamo fatto una grossa disinfestazione delle opere, la Salvo, insomma, e altri restauratori, ovviamente ci serviamo di professionali, di professionisti esterni delle strutture. Questi sono proprio gli ultimi restauri eseguiti su uno stendardo, appunto, in occasione dell'evento di Francesco che dovevamo fare appunto lo scorso anno, e l'intervento appunto di restauro eseguito sull'ebbe di Canova, e al quale poi è seguito ovviamente l'intervento, diciamo, la mostra che gli abbiamo dedicata. Insomma, avete visto come in realtà il museo civico di Rieti ha tantissime attività e propone tantissime attività, cercando di incontrare poi sempre i desideri, diciamo, anche di quello che pensiamo possa interessare di più alla popolazione o comunque a chi si occupa di cultura. Quello che ha fatto vedere Laura sono tutte le cose, le manifestazioni rivolte appunto all'esterno, che spesso fanno tanto successo e fanno tanto parlare. Il museo però si occupa anche tanto di cose che stanno un po', di lavori che rimangono un po' dietro le quinte. In particolare c'è l'inventariazione e la catalogazione di tutto il patrimonio
che è un lavoro lungo, un po', se vogliamo, può essere anche un po' noioso, ma è la base su cui costruire poi tutte le narrazioni che noi riusciamo a fare. Importantissime tra le attività del museo sono ovviamente anche le attività di divulgazione e di formazione. Ospitiamo al museo spesso dei ragazzi che vengono a fare i tirocini da noi e cerchiamo di fare anche delle attività di PCTO con i ragazzi ancora più piccoli, diciamo del liceo. Di modo che si riescano, cioè anche loro possano vedere il museo come un luogo vivo. Diciamo, secondo me, il cambiamento più grosso che hanno fatto i musei in questi ultimi anni è proprio questo abbandono della fissità espositiva a favore di un maggior coinvolgimento delle persone. E quindi delle esposizioni, delle cose espositive. Recentemente, questa domenica, abbiamo fatto un'attività in cui, grazie alla consegna, per esempio, di materiali che ci hanno dato in deposito, in conservazione, la Guardia di Finanza, per esempio, abbiamo dei materiali di sequestro che ho potuto far toccare alle persone e raccontare le storie di ceramiche. Stiamo parlando di ceramica romana, cose insomma antiche, archeologiche, per questo dico l'ho fatto io, perché semplicemente è roba archeologica, ecco. Importante è un'altra cosa che è cambiato molto, è che mentre nei primi anni, non a Rieti, ma in generale, le attività del museo si basavano sui fondi pubblici, cioè i fondi che le singole istituzioni davano al museo, adesso si cerca tanto di attrarre, di progettare in modo da attrarre fondi, sempre fondi pubblici, rivolti alle strutture culturali, però non magari dell'istituzione che tiene aperto il museo. Noi abbiamo fatto, diceva Laura, un grande lavoro quest'anno, insomma, abbiamo raccolto, siamo riusciti a intercettare parecchi finanziamenti, sia come museo, come fondi regionali, sia sempre come museo. Con i fondi ministeriali. Laura prima parlava di questo finanziamento della Grande Guerra, che è proprio l'ultimissima novità di cui ancora non abbiamo in realtà dato notizia, vero assessore? Perché abbiamo la graduatoria che è provvisoria ancora, però insomma c'è stato un buon piazzamento del museo di Rieti. Ecco, io direi che per noi, ecco, vi abbiamo dato una panoramica abbastanza ampia di tutta l'attività che fa il Museo Civico di Rieti. Mi piace ricordare, per questo l'abbiamo messo qua sul tavolo, un libro in realtà che racconta gli ultimi sostanzialmente 40 anni. 30 anni di attività del Museo Civico di Rieti, da che ha riaperto, da prima che riaprisse, con le attività potete venire a sfogliarlo, perché quando si iniziano a fare le cose sono sempre piccoli passi che però messi uno sull'altro alla fine fanno un libro anche di una certa consistenza. Quest'anno vedevamo, ci facevamo caso proprio stamattina, dal 1994, quest'anno siamo nel 2024. Queste istituzioni culturali riescono ad attraversare anche, per esempio, gli aspetti politici, cioè sono nate queste esigenze di avere un museo, sono nate sotto un determinato, diciamo, una determinata compagine politica, l'hanno attraversata, sono state sostenute anche da altre amministrazioni, anche di colore diverso. E poi sono state riprese, e adesso sono state riprese. Questo quando si dice appunto di non buttare il bambino con l'acqua sporca, no? Anche se si hanno idee diverse, la cultura peraltro è un tema che è assolutamente trasversale, che si presta poco anche alla politica, nel senso che viene spesso usata la cultura. Noi in fase di elezione ogni volta sentiamo parlare, ah, perché la cultura è la base di tutto, poi di fatto spesso viene lasciata un po' da parte, ma quando la guardi sulla lunga distanza si vede quello che si è riusciti a fare. Io, lo sapete, non sono originaria di Rieti,
Quando sono venuta a Rieti per ragioni di studio, ho trovato una città molto diversa da adesso, lo dico sempre all'assessore, veramente, veramente è stato fatto tantissimo, dalla biblioteca ai musei alle attività, veramente è cambiata tanto Rieti, questo ne va dato atto, quindi in questi anni da che invece sono qua al Museo di Rieti mi sembra che ci sia un vento di cambiamento e di sostentamento per la cultura veramente importante di questa amministrazione, quindi di questo sono contenta, insomma speriamo di riuscire a fare, non vuole essere un comizio politico questo assolutamente, forse è semplicemente una constatazione, la E constatazione la voglia di, di esatto, di andare avanti. Bene, io non... Esatto. Io scusate, prima non ho dato neanche la parola al nostro assessore, Letizia Rosati, se vuoi dire due parole e saluto di vai, commozione. esatto. Grazie a tutti, buonasera. Io ringrazio sicuramente la dottoressa Lezzi e la dottoressa Saulli per questa bella carrellata in cui appunto si è attraversato sicuramente una storia intensa, ma secondo me la cosa più bella è che i musei e le biblioteche diventano luoghi dove si possono seminare esperienze che soprattutto nei più giovani poi fioriscono nella maturità, no? Per cui il tempo poi darà ragione di questo. Nell'immediato magari non lo vedi il frutto perché è una pedagogia, è un lavoro che si fa sulle persone. Ma proprio per questo è importante frequentare i musei e le biblioteche sempre, non solo nelle occasioni così, diciamo, straordinarie, eccezionali. Sicuramente so di avere un'eredità importante perché Gianfranco è stato assessore per 25, 23 anni, quindi tantissimo tempo. Però ecco, sicuramente questo è un tempo storico che ci mette di fronte a sfide nuove, come ogni epoca. Del resto, quando lui iniziò questo grande lavoro si aprivano, no? Era un momento di grande rilancio e di riapertura della cultura a Rieti e la città aveva bisogno e meritava di nuovi spazi e luoghi della cultura, che era veramente un settore umiliato. Anche io ricordo quando feci la mia tesi di laurea, parliamo di tanto tempo fa, su Antonio Gherardi, per vedere il San Leonardo appunto conservato nella sezione storica artistica che era chiusissima, praticamente fu una cosa veramente incredibile. Ricordo solo macerie davanti a macerie, piccioni morti di fronte a una tela del 1698, cioè questo era lo stato, per cui secondo me la gratitudine a chi ha lavorato è tanto per ridare dignità, non alle opere, perché le opere ce l'hanno di loro per quello che portano, ma per far capire alla collettività che c'è una dignità, no, di tutto questo che va rispettata e che, permettetemi, va anche enfatizzata perché è giusto. E quindi, dato che questo è un tempo storico di grande sfide, sicuramente non ci possiamo sottrarre, e ecco perché questo continuo anche a partecipare a bandi, perché veramente ci sono tante occasioni. Io dico che ogni treno che passa e non prendiamo è un'occasione persa. Adesso ci aspettano nei prossimi mesi la messa a terra del PNC, cioè i 3 milioni 4,30 che abbiamo vinto con questo bando di Next Appennino per la cultura. Poi ci aspetta il grande progetto di capitale della cultura con l'Aquila, che è un'altra sfida veramente, a volte mi fa anche un po' paura, per il 2026. Poi il grande tema del Museo Nazionale dei Sabini, che ripartirà da questo patrimonio, perché fa giustamente, proprio è il legittimo riconoscimento a questo popolo, no? Tu so, Gianfranco, quanto pure tu ci tenevi, hai spinto per questo. Se noi pensiamo, tanti popoli dell'Italia preromana hanno il loro museo nazionale anche in città che non sono capoluoghi di provincia, no? Sparse per l'Italia. I Sabini non lo avevano ancora. Con questa grande occasione, che rappresenterà anche un recupero di un immobile di pregio storico importante, che appunto l'ex convento degli Agostiniani, voglio tornare a chiamarlo così perché noi adesso lo chiamiamo la ex Sacchetti Sassetti Arieti, è tutto ex qualcosa, come dico io, no? Ecco, tornerà a riprendere, diciamo, quello che è la storia. E quindi l'ex convento degli Agostiniani, una sede prestigiosa, una struttura del 200 col chiostro seicentesco, quindi 5 milioni di euro di investimento del Ministero della Cultura,
Certo, i tempi saranno lunghi, è evidente, le grandi cose non si fanno in 2 giorni, però quell'area della città diventerà veramente, io penso, il salotto buono, perché di fronte l'ospedale vecchio, il campus universitario, la partenza dei lavori è imminente, lì vicino il teatro, insomma io credo che in estate partiranno i cantieri di restauro, insomma di ripristino delle strade di via Terenzio Varrone, insomma in prospettiva credo che quella parte del centro storico diventerà veramente degna di rendere Rieti città universitaria, che è l'altro grande sforzo che stiamo facendo. Quindi io vi ringrazio tutti, andiamo avanti con il Simbas, ci devono credere soprattutto i territori però, perché è un'occasione di sviluppo per tutto il territorio. Grazie ancora a voi e buonasera a tutti. Grazie Letizia, ci mancherebbe. È importante vedere che appunto, cioè, essere coscienti del fatto che quello che si può fare adesso è perché c'è una base fatta, certo, prima. Assolutamente. E questo secondo me è una cosa. Nulla si improvvisa, è tutto si costruisce. Esatto, è veramente un percorso di costruzione. Adesso che, appunto, la città universitaria ci chiede di attrezzare la città anche con iniziative e cose che magari anche 5 anni fa, no? Uno non pensava, cioè ormai pare che l'accredito, insomma, di medicina è, per l'anno prossimo è cosa proprio di un mese, forse anche meno, quindi insomma è chiaro che questo porterà una ventata di grandi cambiamenti oltre a quello che già è avvenuto. Per cui la città universitaria deve respirare in modo diverso e secondo me deve cambiare anche la mentalità dei reatini, non ho nessun problema a dirlo. Penso anche agli imprenditori, alla ristorazione, a tutti quelli che lavorano nell'accoglienza, cioè sicuramente bisogna, io spesso so di turisti che vengono nel fine settimana, con tanta fatica noi apriamo il museo, trovano il museo aperto, poi non sanno dove andare a pranzare. Cioè bisogna che un po' tutta la città si rimette in moto in questo senso, altrimenti non riusciamo a crescere, no? È una città dormiente. E la dobbiamo svegliare. Io ritengo comunque che sia sempre utile veramente sottolineare il ruolo di Rieti anche come provincia, come capoluogo di provincia. E in questo senso è importante questo progetto del Simbas di quest'anno, perché veramente, cioè, Rieti, la provincia di Rieti è una provincia ricchissima di tanto, dai beni culturali alla gastronomia, alle tradizioni e beni immateriali, e credo non abbia niente di meno di altre regioni d'Italia, e quindi mi piacerebbe che il Simbas potesse realmente funzionare da volano, certo, per promuovere la conoscenza delle strutture culturali del territorio, che già solo facendo l'elenco vedrete, quando vedrete online tutte queste presentazioni, quando vedrete il libro che produrremo di queste conferenze di presentazione, vedrete che varietà di proposte culturali ci stanno in provincia. Dall'urna cineraria dei Sabini del 9 a.C. fino all'Indelia e a Urbino Angelucci arriviamo al Novecento avanzato. Sì, anche con le biblioteche, cioè tutte, certo, le attività che può fare una biblioteca, tutte le... La musica. Esatto, esatto, gli archivi, insomma è veramente un... Io ci credo molto al Simbas. Francesca, invitiamo tutti domani. Dunque domani qui domani pomeriggio c'è un'attività sempre del Simbas, per un'attività su Provate il Fuoco, una storia raccontata incentrata sulla mitologia, quindi sulla figura di Prometeo. Sapete quanto gli antichi usassero la mitologia per spiegare fatti che magari rimanevano poco spiegabili, poco interpretabili, però quanto sia attuale, forse ve ne renderete conto domani ascoltando le cose che si vanno raccontando, perché in realtà il mito è veramente, racconta cose che sono ancora attualissime. Nella conferenza dei luoghi, storie e personaggi di Idra, per esempio, loro hanno parlato un po' di Idra, di questa figura mitologica di Idra, ed era impressionante sentire come appunto c'era un'attualizzazione
delle cose che possiamo vedere ancora oggi in una figura mitologica con cui gli antichi hanno trovato l'escamotage di rappresentare, di visualizzare, diciamo, un immaginario, una figura come l'idra legata alle acque, con i suoi tanti tentacoli, le sue cose. Domani, sì, scusate, domani alle 16 mi sembra, qui al Museo Archeologico, l'appuntamento di un laboratorio, diciamo, del Museo Civico di Rieti nell'ambito dei laboratori, delle attività laboratorio, visite laboratorio, diciamo, delle attività del SIMBAS. Poi l'appuntamento è sempre per venerdì prossimo per la presentazione della prossima struttura culturale, non mi ricordo, scusate, che struttura la presentiamo, perché eravamo in programma e con me in questo momento, quindi però insomma venerdì pomeriggio, tutti venerdì pomeriggi il SIMBAS presenta una delle strutture, tranne il 16 di agosto, tutti venerdì pomeriggio, forse era più estato, tutti venerdì pomeriggio il SIMBAS presenta le strutture culturali da qua fino al 20 di settembre, quindi insomma è un appuntamento, è un programma impegnativo obiettivamente perché ci occuperà tutta l'estate, ma ci darà la possibilità di conoscere maggiormente le potenzialità anche di questo territorio. Sul bancone del museo ci sono i pieghevoli sempre prodotti dal SIMBAS con tutto il programma e di questa stagione estiva, di tutte le attività, dalle visite guidate, le visite conoscitive, i laboratori, le conferenze.